Ancora come prima, con il cuore sempre in cammino, sempre sulla via. Quale via? Quella che maggiormente costa fatica. Quella che non costa fatica addormenta e illude. Il vivente ti rende grazie. Vivere significa avere continuamente ostacoli davanti. Non significa tanto superarli, quanto invece sentirli, averli. Il superarli tocca a lui e lui sa benissimo che a lui tocca perché noi siamo quello che siamo, cioè strumenti non avvezzi. In questa povertà l'anima si libera, si sente liberata dalla preoccupazione e dalle tensioni del riuscire. San Francesco oggi mi dice di non ragionare con la ragione, ma con l'amore sia pure non sentito, sperimentato. E sai perché? Perché è un amore più vero e reale quello che si desidera avere e possedere, più concreto e vivo di quello sentito e sperimentato. È così. La volontà buona, la volontà voluta buona è amore. L'amore è cammino. Il cammino è andare verso Lui. Lui è il nostro verso. La direzione, se quella. Se andiamo verso di Lui, viviamo. Anche perché non è mai raggiungibile e dunque il nostro andare verso è eterno ed è la vita eterna che qui abbiamo iniziato.